Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli oggi giovedì 20 marzo al touchscreen Marco Di Bello e iniziamo subito con la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali partendo come di consueto dalla copertina del Corriere della Sera, che punta ancora i riflettori sui tagli alla spesa pubblica annunciati dal Premier Renzi, tagli che riguarderanno politica e appalti. La mappa delle spese da ridurre sul quotidiano di via Solferino. Renzi, ora decideremo noi. Un terzo dei risparmi verranno dagli acquisti di beni e servizi per la pubblica amministrazione. Dubbi di Confindustria, sulla crescita. E dopo la conferma da parte della Corte di Cassazione dell'interdizione di 2 anni dai pubblici uffici a danno del cavaliere Berlusconi nel processo per evasione fiscale, Berlusconi ha deciso di rinunciare al titolo di cavaliere, si è autosospeso l'ex premier. E con il Corriere della Sera andiamo a centropagina per parlare del mistero dell'aereo sparito, il Boeing sparito, il Boeing malesiano. L'FBI, scrive il Corriere della Sera, è alla ricerca dei dati cancellati da un simulatore di volo. Accanto la crisi in Ucraina, assalto dei militari russi alle basi di Kiev in Crimea, preso il capo della flotta. L'Ucraina lascia l'Unione degli Stati vicini a Mosca. Infine, a piè pagina, un titolo dedicato alla categoria degli insegnanti, eterni maltrattati. Pochi e con paghe basse, scrive il Corriere della Sera, subiscono nuove regole ad ogni cambio di ministro. E per il Corriere della Sera è tutto, passiamo al Mattino che di spalla in apertura di copertina dà ampio risalto ai tagli alla politica annunciati dal Premier Renzi, tagli per 2 miliardi di euro. Decidiamo noi, ha detto il Premier, che ha anche sospeso i pagamenti per i caccia F-35. Beni mafiosi, regole da rifare. I PM Roberti e Cantone, manager per le aziende sequestrate e poi la vendita, queste le loro proposte. Flop dei patrimoni confiscati a fondo del procuratore antimafia e del presidente dell'autorità anticorruzione. L'appello lanciato durante la manifestazione per commemorare Don Diana, ucciso 20 anni fa a Casal di Principe, all'interno della sagrestia della sua parrocchia, da un comando di killer della Camorra. Per Don Diana folla di studenti, ma Casal di Principe non è scesa in piazza. Al centro della copertina del quotidiano di via Chiatamone, Benitez e Berami in foto durante l'allenamento a Castelvolturno. Entrambi hanno preso parte alla conferenza stampa a Castelvolturno alla vigilia del match di questa sera al San Paolo tra Napoli e Porto, match valido per gli ottavi di finale di Champions League, di Europa League, scusate. Benitez spinge il Napoli, assaltiamo il Porto, tutto esaurito al San Paolo per il ritorno degli ottavi, ritorno decisivo. A piè pagina 2 titoli, uno sulla crisi in Ucraina, la NATO da Mosca aggressione militare, tensioni alle stelle in Crimea, i russi occupano le basi,
gli Stati Uniti d'America muovono le truppe. E poi Pompei, agli scavi arrivano i vigilantes privati. Dopo il furto il Ministero della Cultura prova a correre ai ripari potenziando le telecamere e chiamando in causa le guardie giurate. Corriere del Mezzogiorno che continua con l'inchiesta sull'alcol e i giovani, i minorenni, 6 studenti su 10 bevono, è il risultato shock di un'indagine dell'ASL di Napoli Nord. Intanto in città scende in campo un comitato che riunisce residenti anti-movida. Centro, pagina, grandi manovre per la regione, rabbia di Caldoro dopo il coinvolgimento del suo capostaff in un'inchiesta per truffa, il sindaco di Salerno De Luca va all'attacco e la Pascale intanto va a pranzo con Lady Mastella, eccole qui nella fotografia in compagnia, la Pascale, fidanzata di Berlusconi, e Lady Mastella, moglie di Clemente. Allarme, crimine, appello dei sindaci al prefetto, non tagliate sulla sicurezza, prime misure in attesa del ministro dell'interno. Infine, a pie pagina, blitz rassista nel giorno di Dondiana. A Casal di Principe è pestato un ragazzo nero in serata, la fiaccolata. Il Roma si pente ras dei quartieri, il titolo di apertura del quotidiano diretto da Antonio Sasso. Accusa Gennaro Ricci e i 6 ragazzi sotto processo per l'omicidio Masiello, sapevano tutto, afferma Rosario Buccino Russi, in carcere per aver ammazzato il figlio di Mimì dei Cane. Altre 2 notizie di cronaca nera: nei boxini colorati devastano pub del centro storico per una rissa, 3 finiscono in cella, manette per Ciro Caso, Ciro Troise e Gennaro Branno acciuffati dopo aver tentato la fuga. Tra i vicoli i Calone cercano nuove alleanze, il RAS arrestato in via Petrarca, il boss Antonio ha violato la sorveglianza speciale, era in compagnia del fratello di un suo affiliato. Centro pagina dedicato al Napoli, tutto esaurito al San Paolo per battere il Porto. Europa League, per qualificarsi serve un successo con almeno 2 gol di scarto e segniamo subito, dice nel suo commento Mimmo Carratelli. In migliaia per Dondiana, la sorella, mio fratello ha svegliato le coscienze, Casal di Principe 20 anni dopo. E poi compravendita di immobile a via Toledo, operazione per la quale è scattata l'inchiesta che vede indagato il capostaff del presidente della regione Caldoro, i legali di Sant'Angelo, capostaff appunto di Caldoro, sarà tutto chiarito. Il capo della segreteria del governatore renderà dichiarazioni spontanee, Caldoro fiducia e noi credibili. E veniamo adesso ai richiami dalla provincia. Iniziamo con Castellammare, sparano a negoziante vicino alla scuola, movente passionale. A Fragola crolla il solaio, muore operaio. Giuliano, rapina in trasferta in 3 fermati a Lecce, il capo ha solo 16 anni. Portici chiede soldi alla madre, poi la coltella, arrestato. Dal Roma passiamo alla prima pagina del dorso di cronaca Napoli del Mattino, che in apertura punta sull'inchiesta per la compravendita della casa di via Toledo, Caldoro nel mirino. L'indagine coinvolge il governatore, punta agli intrecci societari, lui senza credibilità non si va avanti. Un monito quello del presidente della regione, c'è il rischio che si fermi tutto, ma forza Campania tende la mano agli alfaniani. Scavi, Pompei a pezzi, il ministero
mette in campo 30 vigilantes e più telecamere per fermare il declino, che sembra quasi inesorabile, del sito archeologico più importante del mondo. Pusher scomparsi, terrore a Marano, faida per una piazza da 400.000 euro, la guerra tra clan a nord di Napoli, in gioco c'è il mercato della droga, due dei quattro spacciatori si presentano scomparsi da qualche giorno, si sono presentati ai carabinieri, ancora nessuna notizia degli altri due per i quali si teme la lupara bianca. Nel giorno della commemorazione di Don Diana si è tenuto un nuovo atto del processo contro i casalesi. Setola, il boss, è comparso in aula e al PM ha detto: è la festa del papà, auguri dottor Sirignano. Andiamo avanti. Zeppole e mozzarella, Pascale a pranzo con 12 amiche, anche il mattino, così il mattino di Napoli, così come il Corriere del Mezzogiorno riporta questa notizia. Tavolata da Ciro a Santa Brigida, insieme alla fidanzata di Berlusconi c'è anche Lady Mastella. E dalla cronaca passiamo allo sport, Gazzetta dello Sport in primo piano, ancora il Milan. Oggi si parla di Seedorf, Berlusconi gli avrebbe dato 7 giorni prima di decidere che cosa fare di lui, dell'allenatore del Milan, che non è riuscito a imprimere quella svolta che Berlusconi si aspettava, quella svolta alla squadra che Berlusconi si aspettava. Clarence rischia subito se finisce male con Lazio e Fiorentina pronto Tassotti a sostituirlo, ma il proprietario ha perso la fiducia nel tecnico e sta pensando a Inzaghi favorito o a Prandelli per luglio. Sfida finale, la Fiorentina crede all'Europa dopo il pareggio allo Juventus Stadium per 1-1, la Juve ora la snobba un po', Montella daremo il massimo, Conte il nostro habitat è la Champions, Della Valle in Vitagnelli e Marotta ad un pranzo della pace, fischio d'inizio della gara alle 19, inizierà invece alle 21:21:05 la gara tra il Napoli e il Porto al San Paolo, sul quale la squadra di Benitez punta per il ribaltone, 1-0 il risultato dell'andata e per qualificarsi ai quarti il Napoli deve vincere con almeno 2 gol di scarto. Benitez, come dicevamo, confida nel pubblico, la spinta dei tifosi sarà decisiva, Hamsik partirà titolare secondo la Gazzetta dello Sport, che poi si occupa dell'Inter, della nuova Inter, Sagna e Ciupo a zero, poi Dzeko o Morata. Due affari in scadenza per poi andare forte sulla stella del Manchester City o del Real Madrid, possibile erede di Cambiasso il baby Xhaka. Andiamo avanti, Baggio torna a Brescia dove ha giocato 4 anni ed è festa, eccolo qui attorniato dai piccoli calciatori del Brescia dove ha mosso i primi passi Roberto Baggio. Infine intervista a Totti, Roma seconda e io in Brasile, basta gossip su me e Ilari, nel intervista al Corriere dello Sport dedicata al capitano della Roma. E con la Gazzetta chiudiamo la carrellata delle prime pagine. Andiamo adesso a leggere i titoli delle pagine interne di mattino, Corriere del Mezzogiorno e Roma, partendo dal mattino e dalla commemorazione di Don Diana, il parroco ucciso dalla Camorra 20 anni fa. Ecco alcune fotografie della manifestazione che si è svolta a Casal di Principe nel giorno della memoria, come è stato ribattezzato questo
evento, 20.000 quasi le persone che hanno preso parte al corteo, naturalmente tanti bambini delle scuole partenopee. E andiamo al titolo d'Ondiana, sfilano migliaia di giovani ma il paese non c'è al corteo, lezione di un martire per cambiare al bar, siamo stanchi di essere criminalizzati. Corriere del Mezzogiorno, ora Casal di Principe vuole d'Ondiana santo, migliaia in corteo per ricordare il prete Coraggio nel ventennale dell'omicidio. I giovani dicono no alla camorra, il vescovo Spinillo celebra messa nell'ora e nella chiesa in cui il sacerdote fu ucciso. E poi, come abbiamo visto leggendo i titoli di prima pagina, botte davanti alla scuola, offeso e pestato a sangue solo perché di colore, questa aggressione a sfondo razziale nei confronti di un 14enne nigeriano. Per picchiarlo i due minorenni hanno usato il casco e una pinza giratubi. Del corteo per d'Ondiana si parla anche sul Roma, Casal di Principe in piazza per giustizia e verità. Titola il quotidiano diretto da Antonio Sasso. E nell'occasione si è parlato di beni confiscati alla camorra, regole da cambiare, ha detto il PM Cantone. L'agenzia non va sì alla vendita dei patrimoni dei boss. E a proposito di beni confiscati, il comune di Napoli, si legge nella pagina successiva, ne ha acquisiti 54, oltre la metà sono stati affidati al terzo settore e ad associazioni. Da assegnare il 5 aprile, 4 strutture sottratte ai clan, ma altre 4 resteranno vuote. Ieri si è assegnata la meravigliosa villa confiscata a Michele Zazza. E veniamo alla regione, fronte caldissimo per l'inchiesta per truffa che riguarda il capostaff di Caldoro, che ieri ha lanciato un monito: senza credibilità non vado avanti. Videomessaggio sul blog. Ho fiducia nei giudici, ha detto il governatore, ma in questo clima a rischio la ricandidatura. Retroscena dell'inchiesta, società al setaccio, governatore nel mirino, al vaglio degli inquirenti, gli intrecci tra le aziende vicine al presidente, sequestrato il PC di Sant'Angelo che vedete nella foto piccola assieme al governatore Caldoro, in questa grande invece l'ingresso del condominio di Via Toledo dove si trova l'appartamento finito nel mirino. E questo è il pianerottolo dove è ubicato l'ufficio, un interno di questo ufficio, un'altra immagine, altre due immagini dell'ufficio finito nel mirino della procura. Il numero è 156 di via Toledo. Veniamo al Corriere del Mezzogiorno che su questa vicenda scrive: senza credibilità è molto difficile continuare. Il governatore mette in dubbio dunque la sua ricandidatura e sul treno per Roma incrocia Cosentino e De Magistris, il PD Manfredi, la magistratura faccia presto. Non si è fatto attendere l'affondo del sindaco di Salerno De Luca, che ha già detto di voler candidarsi alla regione Campania alle prossime elezioni. De Luca scende in campo, regione truffa, l'avvio della campagna, ambiente e rifiuti, lavoro, trasporti, gli asset. Il Roma tratta così questa vicenda con un titolo secco: compravendita di immobile, i legali di Sant'Angelo, sarà tutto chiarito. Caldoro, fiducia nei magistrati, noi credibili abbiamo risanato e moralizzato. Dalla regione al comune, da Caldoro a De Magistris, che non se la passa meglio a causa del dissesto, pronto il ricorso, all'interno inseriti anche i bilanci dell'era Iervolino. De Magistris ai giudici della Corte dei Conti, i guai finanziari risalgono alla gestione precedente, si fa scarica barile. E intanto il Consiglio Comunale è ancora
nella bufera a causa delle nomine, commissioni ancora uno stop, PD e sinistra contro Pasquino, diffida al prefetto, il presidente annulla le convocazioni, un altro atto di questa vicenda interminabile che trova spazio anche sull'inserto del Corriere della Sera. Trovata l'intesa sulle 15 poltrone, ma Pasquino fa slittare ancora le nomine, diffida al prefetto del PD, RD, Rinaldi e Vasquez per il rinvio voluto dal presidente. E proprio di questo parla il Roma. Commissioni, il PD fa ricorso al prefetto e blocca tutto. Pompei, vigilanti privati e telecamere, piano d'emergenza per gli scavi di Pompei dal ministero, le misure speciali, Franceschini il ministro, fare presto è la priorità, reperti colonne e necropoli, beni minori, saccheggi infiniti. L'Iternum IV e Marano, scempi e degrado negli scavi. Torniamo a Pompei. Pompei depredata, ora arrivano i vigilantes, titola il Corriere del Mezzogiorno. Varate le misure urgenti del Ministero, incontro con Franceschini dopo il furto dell'affresco, critici ancora i sindacati. E contro i disagi alla circumvesuviana si forma un partito dei sindaci, nasce un partito dei sindaci. La proposta che propone: pronti a gestire le stazioni ma ridateci i treni. Lettera all'assessore regionale Vetrella, negli ultimi giorni un neonato abbandonato, furti di rame e sassi contro donne. Del partito dei sindaci vesuviani contro i disagi della circumvesuviana parla anche il Roma. I soldi per le stazioni li mettiamo noi, affermano i primi cittadini in un documento congiunto che porta la firma di 15 sindaci di comuni tutti ubicati sulla tratta Baiano-Napoli. E a Verregione, dicono i primi cittadini, devono garantire le corse per i viaggiatori ed i pendolari. Cambiamo argomento, ci occupiamo adesso di un altro ente che non vive un momento felice, così come la Circum, il Porto. Villari ricorre al TAR e Lupi proroga Angrisano. Sull'Authority dunque braccio di ferro, commissario in sella per altri 6 mesi. Guerra di Camorra, la faida sarebbe stata scatenata dal controllo di una piazza di spaccio da 400.000 euro, lo scrive il Mattino, secondo cui i pusher di Marano sono stati puniti per avere invaso vie di Melito controllate dagli Amato Pagano. Terrore a Scampia, ancora cronaca nera, agguato e sangue per rubare un Rolex. Fermato da una moto, un uomo reagisce, travolge con l'auto 2 rapinatori, gli sparano attraverso la portiera e il proiettile si conficca nella coscia del malcapitato proprietario del Rolex. Per la cronaca è proprio tutto, passiamo allo sport, ma prima di parlare del big match di questa sera al San Paolo tra Napoli e Porto, vediamo delle novità sullo stadio. Ultimatum del Napoli, convenzione o si fa giocare a Palermo, botta e risposta via radio tra la società e De Magistris. Passiamo adesso al match di questa sera. San Paolo, Benitez chiama Napoli, risponde, stadio pieno e con i tifosi. Porto KO, ha detto Benitez, stasera seguiranno la gara 55.000 tifosi a Fuorigrotta, sarà decisiva la loro spinta, dice il tecnico, cerchiamo la qualificazione ma il nostro obiettivo primario resta il secondo posto, ha detto l'allenatore spagnolo, che secondo
La Gazzetta dello Sport questa sera dovrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Enrique, Fernandez, Albiol e Goulam in difesa, Hiller e Berami a centrocampo, Callejon, Amsic e Insigne sulla tre quarti alle spalle di Higuain. Berami ci crede, ha parlato prima di Benitez in conferenza stampa a Castelvolturno. Berami ci crede, dicevamo, passeremo noi, Amsic dovrebbe giocare titolare, come abbiamo visto dall'ipotesi di formazione. In difesa ci dovrebbe essere Enrique terzino, oggi l'udienza di convalida per il sequestro dei 5 milioni al club disposto dall'autorità giudiziaria per i debiti del Napoli nei confronti del comune. Euro riscossa, il titolo del mattino, della prima pagina di Sport del mattino. Benitez carica il Napoli, eliminiamo il Porto. Andiamo a vedere l'ipotesi di formazione del quotidiano di via Chiatamone, secondo cui il Napoli scenderà in campo con Reina, Enrique, Albiol, Britos e Goulam, Berami, Hiller, Insigne, Amsic, Mertens e Higuain. Intervista a Renica nella pagina successiva, ex azzurro, colui il quale il 15 marzo del 1989 al 119esimo ai tempi supplementari cancellò lo 0-2 dell'andata e decise la sfida UEFA con la Juve. Renica, così si fa una grande rimonta, serve pazienza per annullare il vantaggio del Porto, gli azzurri sono superiori agli avversari, afferma l'ex giocatore del Napoli. Secondo Berami invece i portoghesi si battono facendo pressing alto, lo ha detto il centrocampista svizzero, che ha poi aggiunto il Porto a punti deboli in difesa e noi dobbiamo sfruttarli. In campo, oltre al Napoli e al Porto, si sfideranno due bomber, Higuain e Martinez, ex obiettivo del mercato azzurro, un trionfo o sarà addio, titola il mattino. Il Porto venderà il bomber se non riuscirà a centrare un obiettivo stagionale. Il colombiano è stato trattato dal Napoli in estate, come dicevamo, e ha segnato già all'andata l'unico gol tra le due squadre. Fattore Europa, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, che pubblica una bella fotografia dell'allenamento degli azzurri di ieri nel centro sportivo tecnico di Castelvolturno. Andiamo adesso a vedere l'ipotesi di formazione fatta dal Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il Napoli dovrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Enrique, Albiol, Britos, Goulam in difesa, Hiller e Berami a centrocampo, Callejon, Amsic, Insigne sulla tre quarti e Higuain in avanti. Rafa rilancia, sin prisa, sin pausa, senza fretta ma senza pausa, ottimista sulla sfida di stasera il tecnico, torneremo come eravamo contro Dortmund e Arsenal, poi Benitez elogia il suo calcio, in Italia sono tutti troppo difensivisti. Il Roma, facciamo pagare i portoghesi, stasera al San Paolo il Napoli deve battere il Porto con due gol di scarto per qualificarsi ai quarti di finale. Ipotesi di formazione, secondo il quotidiano diretto da Antonio Sasso, Reira, Enrique, Fernandez, Albiol, Goulam, Hiller, Berami, Callejon, Amsic, Insigne e Higuain. E questa, amici telespettatori, era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Prima di lasciarvi alla trasmissione di Radio CRC Barba e Capelli, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Luna Azzurra Europa League in diretta dallo Stadio San Paolo, un'ora e mezza prima del match tra Napoli e Porto e un'ora e mezza dopo, Angelo Pompameo e Carlo Alvino. Per oggi è tutto da Marco Di Bello, grazie per l'attenzione e buona giornata.